Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Silvio Strano, il nostro assessore sì, preferito. Si può assessore dire? preferito. Non so. Between the Ah, sheets. certo. Between the sheets. Questa mattina ci sono 20 gradi, è coperto e boh, non so, il tempo dicono che Continua a dare. Io ancora ieri ogni tanto sentivo brom brom. Intanto Sì, dava gira, tuoni vediamo. e Comunque poi meglio, non. sì, meglio evitare quelle piogge che ci sono Ha visto state che c'è dentro. una grandine sull'autostrada, una roba terribile, che ha spaccato più di 100 macchine Ma da Jesolo. cosa? È stata una roba incredibile, non riesce più a fare il tempo normale. Siamo Boh. Intanto vi preoccupati, eh, facciamo vedere le comunque. prime pagine dei giornali. Corriere della Sera, eccolo qua. Il Il piccolo Piccolo. e la stampa. Allora, Bene. intanto salutiamo Roberto Carbone, Andrea Scotto e la mitica Serena Tettoni. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno. E io Benvenuti. parto. Oggi avete vinto voi. Sono andati primi, no, almeno non hanno i fisici del nuotatore, ma forse Andrea Scotto è un fisico scultoreo, ma Eh sì, anche ad Alessandria. Tanti tuoni, pioggia zero. tanti tuoni più zero. Sì, io ho qualche goccina, ma roba proprio. Sì, Noi amiamo le quel piogge caute, giusto, caute. sì, piogge molto Caute. caute. Sì. E Intanto sì. ha raffrescato e voglio dire, acqua non ci manca perché abbiamo due fiumi. Scusate Sì, quello sì, l'egoismo, ma non abbiamo bisogno. Intanto non abbiamo bisogno di disastri. aspettiamo Patrizia Garrone, perché qui in Tunisia la situazione è un po' grave. Sì, Scatta noi. il coprifuoco, blindati e militari nelle strade. Sapete che il capo di Stato dello Stato ha revocato i poteri al primo ministro, ha fatto scendere il governo, continuo a dire delle cose storte. I militari nelle strade per sedare la popolazione, c'è una rivolta abbastanza pesante, la situazione non è tanto, tanto piacevole, è dovuta, come si sa, al Covid e alla crisi economica che sta travagliando la Tunisia. Viveva tanto di turismo, col Covid ha calato di molto i suoi introiti dall'estero e è un problema Sì, per loro, certo, sì. questa è la grande verità, che Ah, quando. ricordiamo solo una cosa, 2 di agosto alle 21:45 con Andrea Scotto, tutti alla collegiata, alla chiesa della collegiata a Novi Ligure, ci sarà una visita guidata Giorno è con 2 lui. agosto? Prego? Che giorno è 2 agosto? È il 2 di agosto, non lo so. Mi sembra un lunedì. Ah, sì. Prossimo lunedì. Non lo so, Va bene. ce lo dirà lui. Buongiorno, buongiorno Sergio e Anna, e Roberto Carboni dice: Patrizia viene a casa, bisogna vedere se riesce a partire. Però con un gommone secondo me puoi venire qui. Con un gommone puoi venire qui. Sì. Non ti chiedo neanche il Green Pass. No. Entrano senza Green Pass. Sì. E poi da quando adesso stanno costruendo la metropolitana per il Cristo, perché ormai il Cristo è tutto in Alessandria. Sì, ormai Sì, sì. no, non c'è. No, vabbè. C'era una volta c'era la città, Ragazzi. e adesso c'è il Cristo. Così, è la E città. poi il resto dice, ma dove vai? Ma se mi capita di là dal Di là ponte, dove cavo da andare io. Cavalcavia, no? Allora, Dai, con questa ragazzi. Vabbè, metropolitana sono più meravigliosa, decenti del centro. che opera del Cristo, non del Sì, centro, perché se smetti no, quelli del centro, c'hanno la signora là, quella che fa le quella è fare sfilate. Ma hai sfilata visto? anche È a andata a fare le sfilate al Cristo. Cristo. È andata a Eh? fare le sfilate al Cristo, non contenta di fare le sfilate Sta in centro, cercando di elevare il suo livello, perché non se no è contento di Cristo. aver preso già il cortile Della e le prefettura. sale principali della prefettura, dove io consiglio di mettersi la mascherina perché La il signora si luogo è doveva mettersi la stretto, mascherina, sì. mentre la signora la mascherina non ce l'ha mai. Bene, allora stavamo dicendo, nelle sfilate, poi quando le apre lei uno spettacolo veramente di Quando sfila lei, alto, alto. sì. Cioè lei e Naomi cugine, se non fosse per il diverso colore della pelle, lei e Qualche Naomi volta facciamo cugine. sfilare anche voi, ragazzi, perché ho No, 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 la priorità. attenzione, attenzione, noi non abbiamo mai chiesto e non vogliamo sfilare, io mi rifiuto assolutamente di sfilare. Diciamo che il caldo è bello da statico, il movimento non. Il Cioè, movimento non rende. no, No, venire no, non no, avrebbe la gente oh, che lo allora, segue.
allora, parliamone. Io negli anni posso dirti di aver fatto molto movimento, però adesso ho... buongiorno al nostro maestro di Taekwondo. Abbiamo preso anche noi un maestro per allenarci per le prossime Olimpiadi, no? Sì, di Kung Fu. Proprio perché lui... Ma lui fa Kung Fu, non Taekwondo. Ma ha detto che si... Ci allena. Siccome io sono fortemente sportivo. C'è Pino Massara che è cintura nera di Taekwondo. Sì. Era. Adesso mi sembra un po' bolso. Sì. Un po' bolso. Kimbone, come direbbe il nostro profeta. Andrea Scotto ha chiesto se Cristo ha soppiantato il cento grigio. No. Casualmente il cento grigio è a Cristo, perché sono ormai regione. Ma Domenico ci ha mandato 310 stelle. Grandissimo, grazie, Domenico. Grazie. Chissà perché la signora non ci manda mai le stelle. Chi? La signora quella qualche volta. No, ci segue con un pseudonimo. Sì, anonimo. Mozzarellona. Ragazzi, è pseudonimo, non è. Ah, ecco. Non è che noi diciamo, noi non ci permettiamo di dire. Allora, parliamo di scuola. Laura Fortuna, buongiorno. Laura Fortuna la conosci? Non la conosco, benvenuta. Benvenuta, bene, benvenuta. Ah, gli mandiamo subito un po' di cuoricini. Patrizia, siamo un po' preoccupati. Dici, raccontaci un po'. Perché com'è. Abbiamo visto i piedi al sole nella piscinotte, eccetera. Sì, però uscire in casa, com'è la situazione? No, dalle 7 di sera alle 6 del mattino c'è il coprifuoco. Lo so, ma quando sei di giorno che ci sono delle manifestazioni lì... Ma no, a Tunisi ci sono le manifestazioni. Lì c'è il console, scusa. Ah, ok. Alla Guardia del Corpo. Allora, figliuolo, no a un anno in dad, ma i presidi lanciano l'allarme. Allora, cosa sta succedendo? Anche il ministro Speranza, che tanta roba, ha detto che si sta pensando all'obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale scolastico. Sembra che un buon 20-30%, con punte del 40% in certe regioni, del personale scolastico non sia vaccinato. Si sta pensando un Green Pass anche per loro. Ovviamente i sindacati protesteranno. Il problema sarà proprio quello di settembre, perché comunque partendo anche adesso con la vaccinazione e tante persone non vaccinate della scuola sono sotto traccia, non si riescono a scoprire, ci sarà un problema di partenza delle lezioni, quindi personale, quindi supplenze e altri problemi. L'alternativa sarebbe quella di mandare in dad in didattica a distanza i ragazzi con i professori che hanno la testa come il ferro e non vogliono farsi vaccinare. Allora, Alessandra, l'assessore si occupa dei locali, del funzionamento della scuola, dei servizi della scuola al di fuori dell'insegnamento o anche degli incarichi a livello di insegnamento? Cioè, se mancano i professori ti tocca sbattere? No, allora. Noi ci occupiamo delle nostre scuole, cioè asili comunali, quindi quello sicuramente noi dobbiamo provvedere al personale di educativo e di collaborazione che assista. Solo lì avete i bimbetti, solo lì abbiamo la nostra competenza primaria, però e sui locali sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, fino alle scuole secondarie di primo grado, cioè le scuole medie sostanzialmente per intenderci. Gli altri edifici lì c'è, sono di proprietà della provincia, quindi provvede la provincia. Per quanto riguarda il personale e tutto, queste cose qui dipendono dal Ministero, quindi il Ministero della Pubblica Istruzione che ricordiamo è il Ministero che ha più dipendenti in assoluto, ancora più della sanità, giustamente il diritto all'istruzione è capillare e deve essere garantito in base alla Costituzione. Sì. Chiaro che il diritto alla salute va garantito anche quello, quindi sostanzialmente adesso si cerca di compenetrare l'uno e l'altro, è ovvio che sarà difficile in questo momento, ma bisogna prendere una decisione importante perché siamo veramente molto vicini alla ripresa dell'attività scolastica e ho visto su Twitter la nostra regione Piemonte ha
che è una delle regioni in ritardo nella vaccinazione dei, perché lo vediamo qua dalla mappa della stampa, se è corretta, è in rosso, dicono, vista adesso. Ha solo 77,5 contro 85% richiesto. Ha proiettato invece i suoi dati rispetto a settembre e dice che arriverà all'87%. Questa è una proiezione che è stata pubblicata oggi dalla Regione Piemonte, dicendo come riaprirà la scuola in sicurezza. Probabilmente ci sono state delle priorità, magari per altre categorie, però evidentemente tanti professori hanno ricevuto la prima dose e poi faranno la seconda. Stanno procedendo. Quindi probabilmente con la battuta d'arresto di AstraZeneca, piuttosto che, si è un po' persa forse le fila di questo discorso, ma si andrà avanti man mano. Quindi si spera in proiezione di arrivare a oltrepassare l'85%, che è il target vaccinale che ha stabilito il generale Figliuolo. Quindi Figliuolo è mai venuto ad Alessandria? No, il generale no. È andato al Cristo? No. Sì. No, È andato al Cristo, c'era Venere che l'ha intervistato. Bello venisse a vedere la nostra c'era Venere che l'ha intervistato e... Sarebbe bello venisse alla Poi parlato del toro. Ah, sì, ecco. Sì. Ah, già, è tornista, certo. È vero, Figliuolo. Anche la passione. Anche Figliuolo. Calcistica, penso proprio. Oltre a essere alpino e del nord. Salutiamo intanto. Vedere la nostra Valtellina. I vaccini lì se ne fanno veramente tanti, poi ci sono anche le aperture serali, quindi chi volesse aderire... ho visto che c'è la coda... Stamattina, tra l'altro, c'è una coda lunghissima, che non avevo mai visto. Per andare a fare vaccini. Dicono che ci sono aumentati di molto, 350.000 nuove richieste di vaccinazione da quando c'è il passo. Italia. A livello Italia, ma Piemonte è a 60.000 comunque, nuove richieste. Quindi non sto scherzando, è battuto forse solo dalla Lombardia e dal... Con il concetto dei famosi. Che ne hanno fatti veramente parecchie, più, almeno avevo sentito la settimana scorsa erano a 35.000, quindi la caserma Valfre è una... No, è un bel labbro, il nostro patrimonio. Allora, Patrizia Gregoli, dice che là è abbastanza tranquillo, hanno solo cambiato l'orario... del coprifuoco e dice che il popolo però festeggia. Però non festeggia. Il governo non era proprio così benvenuto. Giorgio Repetto è venuto con noi, Giova Rossi, qua in anticipo. Maurizio Bensi anche. Maurizio Bensi, buongiorno. Tutti i nostri amici. Maurizio, se l'assessore deve andare al Cristo, tu puoi darle un passaggio. Una tariffa agevolata pro Cristo. No, io prendo direttamente l'aereo, tanto lì c'è la pista d'atterraggio. L'elicottero l'adoperava anche Figliuolo. quando arriva ad Alessandria, poi prende l'elicottero e va al Cristo. Ah, no? Comunque il Draghi non ha dubbi, dice che costi quel che costi, la scuola deve ripartire in presenza da settembre, quindi una delle posizioni che prenderà. Beh, ma a un certo punto abbiamo bisogno di un governo che decida. Che cosa vuole? Giuseppe era, come dice D'Agostino, un cacadubbi, cioè uno che non prendeva decisioni perché non sapeva cosa decidere. Anche se Travaglio, che vedovo. Sì, che devo dire, è stato veramente sgradevole. Per la prima volta. I ragazzi, dicevo, vogliono ritornare in presenza e quindi l'affluenza di minorenni anche alle vaccinazioni, ai centri vaccinali, è un dato importante. I tuoi figli? I ragazzi sono sensibili e hanno capito il messaggio, il giusto messaggio. A Torino c'è il centro Lavazza che ha creato un hub, la Nuvola Lavazza lo chiamano, e ieri ha esaurito i vaccini, si può andare così senza prenotazioni, i giovani possono andare senza prenotazioni, ieri erano esauriti i vaccini e riprenderanno oggi. Quindi questa è la dimostrazione. Sulla destra. Il virus è solo una bugia, il guru del marketing negazionista fino alla morte. Marco De Veglia aveva 55 anni, molto noto del web, aveva sposato idee Novax, un amico dopo il contagio ha rifiutato tampone e non è andato a farsi curare. Lo seguivo così per lavoro, che è uno bravo, ma aveva la testa un po' alternativa. È morto di Covid dicendo che era solo un'influenza. Ma quelli che sono piazzati così veramente sono fino alla fine. Come quell'altro che quando lo intubavano a Treviso, è diventato famoso, mentre lo intubavano. Ho fatto promettere ai medici che non l'avevo vaccinato. Se stai morendo. Vabbè.
Comunque, questi del No Green Pass stanno continuando a manifestare, ovviamente senza mascherina, ovviamente assembrati, gridando, c'è la possibilità di, c'è lo spillover che voli, quindi c'è la possibilità di infettarsi ancora di più. Si dice che tra una quindicina di giorni avremo i picchi di contagi e di ricoveri. Molto, molto grave la situazione dei non vaccinati, sono quelli che stanno sostenendo i ricoveri e le malattie. Siamo oltre il 90% dei malati vengono dal popolo Novax. Vorrei fare un calcolo matematico per far capire il rischio di non essere vaccinati. Voi pensate, il 90% dei malati viene dai Novax, che sono meno della metà della popolazione italiana. Certo. Perché ormai gli italiani vaccinati sono il 55% circa. Quindi voi pensate, il 45% degli italiani porta il 90% delle malattie, dei malati. Quindi vuol dire che questo virus è in questo momento fortissimo e se non sei vaccinato sei praticamente sicuro di prenderlo. Direi che... Ma è un dato che fa riflettere. Salutiamo anche il nostro amico Marietto, che avrà ripreso a correre, ahimè, speriamo di no, dai. Come un dannato, no, con Alessandra, l'ambulanza. C'è sulla stampa la notizia che... Non ci sono più ricoveri. Per il primo giorno da un anno e mezzo non ci sono più ricoveri di Covid nei nostri reparti. Ma diciamo che aver fatto un centro vaccinale come la Valfre, così, aver investito proprio vicinissimo alla città e costruire un hub come questo che funziona, ha una potenza di fuoco vaccinale incredibile, secondo me aiuta veramente. E poi mandando quelli come me ad Acqui, perfetto. Vabbè, ma tanto io voglio andare al Cristo, E difatti anche al Cristo vaccino. Adesso c'è un nuovo punto vaccinale. Esatto, anche al Cristo. Anche al Cristo, fatto da... la farmacia Sacchi e quelli di del centro soccorso di Castellazzo. Quindi costruire insieme ha aiutato a mettere le tende, ha dato le tende e fa una sfilata quando vuoi di infermieri okay. sì tutti con il camice rosa, perché lei è avanti, rosa, sai, certo. Che c'è la settimana, la settimana rosa in Romagna. Sì, esatto, lei. In Romagna, dove siamo stati invitati degli amici liberamente. Non sono ancora arrivati. Ma ucciso una zanzara. No, liberamente. No. Arte libera mondo. Dai. Arte libera mondo. Liberamente questa di Alessandro. Liberamente questa di Alessandro. Sì, no, ho avuto un lapis. Un lapis. Sì. Sono talmente pervaso dalla. La Lamorgese, che è col polso duro, non con gli immigrati ma con tutti gli altri, controllare i Novax senza divieti, la linea del Viminale per isolare i violenti, cioè permetterà le manifestazioni dove non siano pericolose per l'ordine pubblico, cercando di isolare i violenti, di intervenire con polso fermissimo contro di loro. Devo dire che mi stupisce molto, ma questo a livello politico, la posizione della destra nei confronti del No Pass. Cioè, è una roba che per un partito che dovrebbe predicare l'ordine e la garanzia della convivenza civile anche con la forza, predicare queste cose mi sembra che sia un po' Allora io vorrei parlare invece un attimo di una cosa che mi sta molto a cuore e che ripetutamente poi accade, che è la Sardegna in fiamme. La Sardegna in fiamme, che è un patrimonio di tutti, veramente un posto meraviglioso dove la natura è selvaggia ed è rigogliosa proprio nel suo essere selvaggio, no? Sì. Mediterraneo, oltre a ulivi, viti e allevamento, che è una delle prerogative. Scusate, ma c'ho il naso che mi prude e vuol dire che una donna mi pensa. Non sapevo questa. Dicono di sì. Ah sì? Sì. E quante cose si imparano? Sì, con noi. Sono tutte cose. Adesso non ti allargare, perché poi devi lasciare giù 10 stelline. Ah, ho capito. Sì, sì. No, allora, dicevamo questa Sardegna in fiamme, dove sono morti animali, sì, veramente la fauna selvatica, sì, animali di allevamento. E una cosa mi ha particolarmente colpito, ho visto un filmato di una
puana o un falco pellegrino che continuava a girare attorno probabilmente dove era il suo nido. Sì, perché non riusciva a capire... E non riusciva più a riconoscere il territorio, no? E questa povera bestia ha girato, ha continuato a rigirare per ore, diceva i commenti di chi ha fatto questo filmato. Beh, io che queste storie purtroppo le ho vissute anche in prima persona, sono dovuto scappare in mare ed essere poi recuperato da dei gommoni. Incredibile, tragico, veramente. No, per fortuna non è bruciata la casa. Però sì, sì, alle non spalle vedere le fiamme così e divorare ti dicono un attimo tra l'altro è di una velocità incredibile, sì, poi se c'è il vento è quello che dà lo spinge in direzione immediatamente con una è quello che comunque forza ragazzi, tenete duro, anche perché poi per 10-15 anni non fai più niente su quei terreni. Poi diventano terreni molto fertili, ma per una decina d'anni non riesci a fare niente. Allora, parliamo di riforme, riforma della giustizia. Ecco, ci siamo. Andando incontro a Giuseppi e alla sua banda, però secondo me in maniera corretta, questo devo dirlo, e vengono esclusi dalla riforma, quindi riguardo soprattutto la prescrizione, i processi di mafia e terrorismo, che quindi restano per? Con mafia e terrorismo. Ah, mafia e praticamente terrorismo. Non avranno la tagliola dei tempi di prescrizione processuale che è prevista per tutti gli altri processi e resteranno perseguibili anche se il processo durasse molto. Ma del resto i processi di mafia e terrorismo hanno sempre delle durate lunghe perché bisogna trovare le prove, soprattutto nella mafia non ci sono testimoni, quindi secondo me è una cosa buona, potrebbe essere un buon aggiustamento della riforma, anche se appunto da chi ha studiato legge credevo avrebbero potenziato i riti alternativi per sgravare un po' il carico sia delle prigioni, delle carceri che dei processi, i riti alternativi avrebbero secondo me. Però sono scelte che bisogna fare, che le facciano, poi vediamo come funziona, ma siamo aggiusteremo. Certo, è sicuramente quello della giustizia, uno dei tanti tasselli che l'Europa ci ha chiesto di mettere a posto, perché altrimenti non ci danno i soldi del recovery. Quindi che decidano che sia importante per il paese, che non sia il fattore che non piace al CSM mi dà buona speranza che sia una buona riforma. Sia una buona riforma, sì. Ecco. Infatti, parlando di CSM, si sono ovviamente messi contro tutti i procuratori della Repubblica di Milano che invece difendevano il PM Storari, ricordate la storia, l'abbiamo già raccontata ieri, non stiamo tenendo a lunga. Ovviamente il CSM è a favore di coloro che insabbiavano le indagini, quindi vuole procedere con le sanzioni disciplinari a Storari, spostarlo e fare altro. È il solito problema, ricordatevi di andare a votare per il referendum sulla giustizia, perché sono convinto che il CSM debba essere riformato, se non si ottiene un voto popolare non si riformerà mai, questo ne sono convinto, a prescindere da chi li abbia proposti. Il referendum secondo me non sono da valutare nella loro essenza, possono essere furbi anche se presentati da liberi uguali, ma loro non presenteranno mai niente di furbo, però è matematica, no? Hanno applaudito Travaglio quando insultava Draghi, quindi quella gente così, però andatevi a votare, andatevi a firmare e poi andatevi a votare perché ne varrà la pena. Infatti qua sulla pagina 13, un caso di offese di Travaglio a Draghi alla festa dei liberi uguali, ha detto che Draghi non capisce di legge sociale, giustizia e sanità, ma solo di finanza. Vorrei chiedergli cosa capiva di sociale, giustizia e sanità il suo idolo Conte. Vabbè, ma lì
lui non riesce più a farcene una ragione, è andato via di Biocca proprio. Travaglio, no, proprio è andato fuori. Sì, sì, sì. Avrebbe bisogno di stare un po' al Cristo, se stesse un po' al Cristo. Comunque i tuttologi in politica non ci sono, in ogni caso ci sono i tecnici che devono aiutare i politici per le decisioni, e un politico deve essere così intelligente da circondarsi da tecnici di qualità. Una domanda, a un assessore, soprattutto quando vi instaurate, vi insediate, magari non avete tutta ancora la conoscenza della materia, nei comuni piccoli c'è una sorta di consulente o consulenza, o bisogna affidarsi ai dirigenti e traccheggiare un po'? Allora, le consulenze vere e proprie sono state praticamente tagliate in maniera draconiana dalla Corte dei Conti con una legislazione che ha già un certo numero di anni, diciamo, da Brunetta in avanti, quando comunque in ogni caso si è rafforzata la differenza tra potere di gestione, cioè poteri gestionali e potere politico, dividendo le due responsabilità. Sì. Anche se sappiamo la polemica nota dei sindaci che tante volte hanno responsabilità gestionali, quello è una cosa, un aspetto che chiaramente in un'architettura come questa va comunque rivisto e magari puntualizzato ancora meglio alla luce degli episodi che sono successi. Però le consulenze vere e proprie non sono ammesse, a meno che siano appunto consulenze che siano di così alto profilo e professionalità che il dirigente non ma devono essere molto motivate, eccetera, perché altrimenti è come dire un modo per premiare una serie di persone che ti stanno intorno con prebende varie, ecco, diciamo, quindi devono essere veramente molto motivate, e questo è giusto, perché sono soldi pubblici, vanno spesi in maniera molto trasparente. Detto questo, le possibilità ormai di avere una dirigenza gestionale vanno comunque rafforzate. Il problema è che sugli enti locali, enti come il nostro, cioè, noi non possiamo fare tutte le assunzioni che vorremmo, quindi comunque siamo in ogni caso in difficoltà sulle risorse umane. Il problema è questo. Quindi non piano, così a pochi. E noi dobbiamo anche noi assessori, certo, chiaramente abbiamo i nostri dirigenti che sono pochi, perché hanno esperienza, e altri magari più giovani, ancora più magari dinamici, eccetera, e hanno comunque anche tanta voglia di fare. Quindi diciamo noi come comune non possiamo, di Alessandria adesso in questo momento non possiamo proprio lamentarci, anzi probabilmente sarebbe giunto il momento di concretizzare la posizione di chi ci sta dando una mano a tempo determinato, nel senso mettere questi posti a concorso. Quindi adesso abbiamo deciso di coprirli a tempo determinato, cioè con i contratti di mandato che hanno la scadenza pari a quella del sindaco. Il comune avrebbe necessità di una dirigenza anche stabile, non solo legato al mandato del sindaco, diciamo. E questo probabilmente lo meriterebbe, diciamo. Lo meriterebbe di avere lo meriterebbe. Una ecco, dirigenza mentre stabile, diciamo, di continua qualità. A non avere, perché ho provato a chiedere all'URP e non c'è. Io faccio le domande all'URP. Perché è lì, no, che il cittadino deve rivolgersi. No, perché io se vado al Cristo so da chi andare. A chi rivolgo? Al Cristo. All'URP, vado all'URP e ha detto: scusi, il dirigente o comunque il funzionario che si occupa dei rapporti con il Parlamento europeo e con le possibilità di accedere ai finanziamenti europei, mi ha detto non c'è. Ho visto stamattina sotto il comune che entrava già al lavoro alle 7:30, cioè 7:20. Questa persona qui? Sì, come sì. Si chiama? Giorgio Abate, è quello che vince per noi i bandi europei. E da quanto tempo è in comune? È in comune già da tempo. Da quanto ha questa mansione? Lui ha vinto, lui ce l'ha già da qualche anno, e lui ha vinto, cioè con noi, con l'amministrazione naturalmente, l'ultimo che abbiamo fatto, quello a Sportello, direttamente con accesso diretto, quindi non mediato con la regione, cioè l'Unione Europea, ha vinto i fondi dei giardini che abbiamo fatto, gli orti, i giardini didattici, quelli frutteti didattici che abbiamo fatto anche vicino alla scuola Rodari, l'ho visto bellissimo. Poi abbiamo fatto quel giardino, quelli sono tutti i fondi europei. Hai visto l'importanza di avere un funzionario dedicato a quello? Infatti. No, ma i progetti complessi adesso hanno anche un dirigente, perché nell'ultima riorganizzazione che abbiamo fatto
sono con l'attuale dirigente dei lavori pubblici, che diceva è uno dei dirigenti nostri, incaricati nostri a tempo determinato. Abbiamo sicuramente bene. Modo di... Volevo solo chiudere il paragrafo di Draghi, perché quello sciocchino di Travaglio, ti piace sciocchino? Me l'ha definito bene Sallusti, guardate un filmato che c'è sul giornale, sul libro. Quello sciocchino di Travaglio non si è accorto, e qui mi è caduto proprio il suo lato giornalistico, che Draghi è rimasto orfano di padre a 15 anni. Sì, c'è tutta la storia. Quindi di madre, non lo si... trovo, e 4 anni dopo anche della madre. Per mantenersi, perché la borsa di studio non era sufficiente. È stato tutti in famiglia e bollette da pagare, il premio della carriera è nato in salita. Quindi io penso che sinceramente della vita, nonostante tutto, sarà sicuramente un mago della finanza, ma magari della vita del sociale o della vita delle persone ne sa qualcosa, perché non è nato un politico che ha sempre solo fatto politica negli stanze. No, ma soprattutto ma non ha conosciuto che cosa significa lavorare e comunque avere delle difficoltà di mantenimento di se stesso. Mentre il Travaglio si sono fatto sostenere dai politici. Vi vogliamo far vedere quello di cui abbiamo parlato, non so se la telecamera è già accesa oppure no, della terribile grandinata sulla 1. Guardate questo parabrezza di un'auto. Centinaia di auto spaccate dalla grande. Sì, autostrada chiusa per 2 ore tra Parma e Fiorenzuola. È una roba veramente allucinante, incredibile. Anche perché così non vedi più niente. Così. Io penso chi è che ha spaccato automobile. Anche gli specchietti, cioè guardate che paura abbia avuto. Allora, io direi per scongiurare la paura, sono le 8. Io ci sono, sono pronto. Vadi pure. Sono pronto. Prontissimo. Vadi. Vuole che vada proprio? Vadi. Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che non ha la misticanza. Tac. Ah, si mangia secco così? Sì. Ok. E direi che può accompagnare benissimo i biscottini di Miscotto, che Riccardo continua a inquadrare. Miscotto.it oppure grazie mille. Miscotto sui social, trovate, grazie caro, trovate anche questi biscottini meravigliosi, oppure tutte le produzioni che la nostra Giulia mette in campo con maestria, si può dire maestria, è bello, no? Piace molto. Volevo ricordare una cosa, vi faccio vedere una cosa, mentre aspettiamo il caffè. Dai, faccio vedere una cosa. Che giovedì sera nel magnifico... Evento. Nel Monferrato. Evento. Un magnifico evento. Monferrato è dire tutto. Un magnifico evento alla Cascinotta. Esatto. Sulla strada tra Oviglio e Masio, quindi a pochi chilometri da Alessandria, perché gli alessandrini dicono: ah, ma le distanze. No, un quarto d'ora. Un quarto d'ora di strada, sì. L'abbiamo misurato. Si va nella campagna. Facendo proprio rispettando i assolutamente, limiti. Sì. Si va in campagna, si sta benissimo perché il locale è molto bello. Molto carino, molto fashion. 19:30 con la pericena, se volete. Poi una cena fantastica. E ricordiamo che loro hanno un menù del territorio rivisitato che è veramente tutto dire. E ci sarà anche la musica di The Double, che a volte può far piacere anche... Piace alla gente che piace, ci piace. Ecco. Volevo ricordare che la prenotazione si può fare al 351 560 8575, ricordo 351 560 8575, e se verrete starete in compagnia tutta la sera con Riccardo, non so se è una minaccia o un premio, comunque. Vabbè, se non volete io vado al Cristo. Al Cristo mi vogliono bene. Al Cristo mi vogliono bene. Magari incontri lei. Ah no? Gira più in altre zone? È ritornata al mare dal marito. Ah, ok. Sappiamo tutto, sui movimenti. Mica bau bau micio micio. Perché ogni giorno che sta al mare è un giorno che risparmiamo di spese, perché quando è qua fa solo spese. Ma spenderà? Vabbè. Noi siamo seduti qui, ma qui arrivano le notizie, sai? Quando ti arrivano le notizie, anche quando non le chiedi. Esatto.
non le chiedi, tac, e ti arriva la notizia. Per esempio, noi siamo in grado da questo tavolo di dirvi che Giorgio Repetto è il miglior agente immobiliare di Alessandria. Esatto. E lo trovate in via Trotti all'angolo di via Piacenza, chiamando anche al 347 45 15 17 6. Lo chiamate, risolvete i vostri problemi, ma noi lo sappiamo di qui, cioè è palese, ecco. Quindi voi chiedete a noi e vi accontenteremo come si deve. Intanto io la nostra Lucrezia. Mamma mia, ecco, Lucrezia. Ricordiamo che noi siamo al Lucrezia Mecchione Caffè. Lucrezia di prima mattina mi mette sempre un po' di agitazione. Mecchione Caffè è in via Kenna ad Alessandria. Buongiorno, ecco, buongiorno. La ecco. Lucrezia che sotto la mascherina sorride però. Voi sì. Non lo sapete, ma... Com'è che per Lucrezia sono arrivati subito un mucchio di Sì, ci sono Di cuoricini, di robe. Grazie. Chi è il tuo fidanzato, Lucrezia? No, non vengo. Ah, quindi allora c'è qualche lumacone qua. Ecco. Sì, vabbè, perché lei spiega, racconta e presenta ecco. Di piatti. Mica da ridere. Volete sapere cosa vi propongo? Dai. Allora, oggi propongo l'anatra sfumata allo sherry fino con altre cosche, patate e spinacino novello. Meraviglioso, È andata bene. Anatra sfumata allo sherry fino, cioè hai capito? Allo sherry sì. Fino. Sì. Cosa perché c'è anche quello umido. No, allora, beh, ti è venuta bene questa, brava. stai entrando nel mood, brava. Brava. Allora, sherry fino. Albicocche, patate, spinacino novello, salvo. Vabbè, anche le albicocche. Danno quella. Col brandy danno sì, quel sapore. No, è sherry fino, non è brandy, è sherry fino. Sherry fino. Allora, voi potete assaggiare questa meraviglia da mezzogiorno. Alle corte di città, poi te lo racconto. È diverso da. La sera dalle 19.30 a fine servizio. C'è la possibilità di prendere un ottimo aperitivo, soprattutto la sera dalle 18.30 19 in poi. Durante il giorno caffetteria come se piovesse e tutto il giorno, dal mattino alla sera, sorriso che hanno le ragazze del Bacchino. E se non trovate il piatto del giorno, la misticanza è garantita. Esatto, se resta solo più quella. Sempre presente. Grazie. Tanto me l'ha lasciata tutta Riccardo, quindi lui non... Mamma mia. Bene, poi Lucrezia mi agita sempre, perché lei la prima volta che è venuta ha parlato subito di misticanza e io sono un po' preoccupato. Cioè, rimasto no? Male, sì. Sì, no. È un'allergia a pelle. Vedi, una bella ragazza che ha un sorriso, sì, dice, questa proporrà una roba... Con lo sciarabino. Sì, però. Niente. Misticanza. Vabbè, cosa che ti dica. Mentre prendete caffè, volevo ricordare che da Resica troverete tutti gli ultimi modelli di Volvo, Hyundai, Nissan, la Spinetta Marengo. Una specie di città dell'auto, tra l'altro potete fare dei tagliandi, ho visto che ci sono dei tagliandi promossi per partire, per chi deve partire per le vacanze tranquillo, sì, sereno, sì, eccetera, e ho visto invece da Boido che non c'è bisogno di fare il tagliando per la, no, lì si può andare, tranquillamente, si può comprare in internet www.boido.it, è aperto tutto il mese di agosto ovviamente. Ma anche se io voglio andare di persona, posso andare di persona? Assolutamente, no? È aperto anche lì tutto il mese di agosto, in via San Lorenzo 61, tutti gli accessori per la cucina, ecco. più esclusivi. È arrivato di nuovo qualcosa di nuovo, di sfiziosissimo? Non ancora, no, stanno... Per la casa in campagna, per la casa... La casa in campagna io consiglierei, se hai un bel... salame. Grill, una bella pentola per la farinata di rame. Ma è una roba spettacolare. E dove la metti? Come dove la metti? Nel forno. Ah, sì, è un bel grill. Bel grill? No, io credevo il grill, quello dove fare no, la griglia. Barbecue, no. Barbecue, scusami. Lotus grill, quello sì, quello anche, ho detto, quello grosso, gli mette sopra la pentola di rame. Dicevo, che strano. Potessi metterci sopra una bellissima pentola di ferro, della loggia, per fare la carne come si deve, come fanno in America. E come la fanno? Nella pentola di ferro. Che ha un altro modo di ha un altro scaldare. Gusto, sì, un altro, sì, è vero, sì, ha un altro gusto. E lì le hanno, ovviamente la voglia le hanno. Ma pensano un boia, ma le hanno. Cioè, per portarti via una di quelle pentole chiami c'è carellino, il muletto. Tu paghi la pentola e come accessorio ti danno il carellino. Per portarla anche in casa, in giro. Senti, ma... adesso Boido è vero che apre una succursale al Cristo?
No, però col sito in internet lavoro tantissimo col Cristo. Ah. Ci sono i corrieri che vanno direttamente a Cristo a consegnare. Apposta? Sì, sì, sì. C'è una linea diretta? Sì, c'è una società di logistica che si occupa solo del Cristo. Solo del Cristo? Sì, sì. Cioè, quelli sì. Che si occupano solo di esportazioni sì. E noi esportiamo a Cristo. Ah, però. E Alessandra si esporta a Cristo. Sì, sì. Abbiamo fatto una pubblicità al Cristo incredibile. Come anche a chi se lo merita. Se lo merita, sì, se lo merita. Fanno tutte ste robe. Hai visto che hanno scritto, adesso non so sul piccolo di oggi, ma sul piccolo dell'altra settimana o sulla stampa, c'erano i ringraziamenti con anche la signora nei ringraziamenti, lì un no, po'. Lì, con... Dicono che fosse una pagina a pagamento quella. Gira voce che... Ah, che l'ha pagata chi? Lei? Gira voce che... L'ha pagata lei? Mm. Ah, però che... Non vuoi che l'avesse pagata costruire insieme, perché a questo punto mi verrebbe un po' l'imbo... Ma, ecco, queste società travaglio. Partecipate dal comune, il comune fa un controllo ogni tanto delle spese, di come... Sì, cioè, certo. Come funzionano queste... Certo, sul bilancio sì, c'è un ufficio che ha comunque rapporti con le partecipate quindi... E l'assessore di riferimento chi è? Buzzi Langhi. Ah, ho capito, va bene. Il vice sindaco forse lui che ha la delega delle partecipate. Ma adesso non so, Costruire Insieme è una partecipata o è una società Beh, è partecipata sì, all'interno, è partecipata al 100%. È partecipata in un'azienda speciale, è in house. È un'azienda speciale. È un'azienda speciale. Un'azienda esterna. Beh, e il consiglio viene rinnovato per meriti o. È stato fatto. Si fa una selezione come per tutte le partecipate. I titoli sono merito. Chi ha fatto più sfilate. Ah, ok, no, chiedevo. Quali sono i titoli da presentare? Allora, dove bisogna presentare? Presentare perché noi escono vorremmo escono sul sito del comune tutti i bandi perché noi vorremmo e presentare il barone perché siamo stufi di vedere solo sfilate femminili e vogliamo anche la sfilate classe ce l'ha facciamo facciamo delle serate d'economia sì ce la godono tutti così abbiamo la gente che viene da fuori che pullula vabbè dai cerchiamo di resistere ma soprattutto diamo grande impulso a Napoleon Museum. Quello sarebbe una cosa veramente... Anche perché anche ieri c'era un pullman, sì. C'era un pullman, ma guarda, davanti all'Esselunga c'era un pullman che mi... bonjour, 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 io non è che parlo tanto in francese. Sì. Le Napoleon Museum, Museo Napoleon... Se là, ma se fermi, e c'erano due signori in fondo, ma se no se fermi, piangevano, erano anziane perché dicono magari non riesco, no, io non ho fatto niente, io continuo a parlare con questo qui che mi dice, pur qua se fermi, pur qua, e io dicevo, come vai? Facciamo sapere il calendario di quando apre. No, ma anche, te lo diciamo anche noi. No, ma anche in più lingue, anche in più lingue. Va bene. Cioè, magari il francese e l'inglese. Dici che saranno richiesti? Lo spagnolo. Adesso non te la gare. Anche tedesco. Croato e rumeno. Non te la gare. Però il francese, parlando di Napoleon. Bisogna farlo. Ma pensa che questi qui erano disperati. Hanno poi fatto colazione sotto lì al viale, pro-Covid. Gli ho detto avete l'iniezione, se no qui non c'è, andate alla Valfre, non c'è. Ma neanche colazione in uno dei nostri bei caffè, cioè insomma. No, loro volevano fare colazione napoleonica. Ah, ecco. Si erano portati la roba per fare la colazione come faceva lui, ecco, insomma. Sì, perché poi hanno detto le jardin le jardin dice no le jardin non c'è le jardin insomma vabbè dai. Ma non è tenuto aperto niente ci sono gli eventi sì
Il museo degli eventi, lo chiameremo il museo degli eventi napoleonici. Vabbè, chiameremo anche la provincia razzista. Ma certo. Che la promozione in internet costerebbe molto poco, ma proprio molto poco, in proporzione alle persone contattate. No, ma complimentoni. Vabbè, buon compleanno a Baffoni e Poncio, la razza che ha 60 anni dell'amico paulista, creato paulista. La testa. Rilanciando il suo gran caffè, stesso metodo. Devo dire che Armando Testa, quando creò questo personaggio, adesso vi racconto un aneddoto, si ispirò a un signore che nell'azienda di suo padre faceva il battiferro, cioè come si dice? L'artista che faceva il ferro battuto, no? E c'era questo signore, amico di suo padre, che andava a dargli una mano, andava nel tempo libero, perché non so quale altro lavoro facesse, e aveva questi baffoni, questo nasone, eccetera. Ed Armando continuava a dire, andio l'out a faso diventé famoso. E lui diceva, ma molali Balengo. Tutto questo, per chi non l'avesse capito, ti faccio diventare famoso, e l'altro diceva, non mi prendere in giro, ecco, insomma. E invece poi lui fece paulista, gli mise quel cappello da postale, perché in quel periodo lui girava con il suo solito cappello borsalino a tesa larga, e sua figlia glielo alzava sempre perché c'era un cartone animato, c'era qualcosa, un Billy Coyote, adesso non mi ricordo, c'era così. Qualcosa e veniva, gli alzava l'ala davanti, e lui la lasciava fare perché aveva un amore spassionato per questa ragazza, che gli alzava l'ala, e allora dice, bituma il caffè. E questo è paulista, comunque sono 60 anni che è stato inventato. E parliamo anche di Gelindo, l'opera lirica che è composta da Aldo Brizzi, che insomma, avrà la prima da noi a settembre, la prima assoluta, e poi girerà tutti i paesi. È anche stata sostanzialmente, sarà ripresa anche dalla TV francese. Oh. E la cosa carina è che una nostra preside del nostro territorio ha concesso un'aula, che era un'aula per il teatro, per fare le prove. Oh, okay. Perché Brizzi cercava insomma un posto per fare le prove, perché essendo la prima assoluta faranno alcune prove nella nostra città, cercava un posto, e poi insomma un istituto scolastico nostro, una scuola nostra di Alessandria, offrirà la sua aula apposta, perché comunque non dà rimandi, non dà eco, è perfetta dal punto di vista acustico, e si svolgeranno le prove lì. Vabbè, dai. Allora, vediamo come sarà, dovremmo partecipare sicuramente. Sasa Lukic, nuovo... Ah, vuoi parlare di sport? Ma no, sono... No, perché io avevo due nanetti di economia, niente male, insomma. Amazon studia gli acquisti in Bitcoin, la moneta vola oltre i $40,000, e il colosso dell'e-commerce prepara la svolta e cerca un manager. Potresti andare tu. Beh, cassi intanto. Se vuoi. Quello mi piaceva. No, che poi non possiamo più... No, ma non è tanto per il programma, che pazienza, ma quanto mi mancherebbe poi per la gara della società partecipata dal comune. Ah no, beh, ma anche da lontano posso partecipare. Tanto per le stesse eventi, potrei, anche se stessi in America, potrei fare gli stessi eventi che fa il presidente attuale. Zero. Quindi direi che impegno. No, prendi il posto e basta. E poi vieni giù per le sfilate? No, sfilate le delego lei. Da uomo, le sfilate da uomo, quella è primavera estate da uomo. Le delego lei. Ma scusa una cosa, quei vestiti che lei fa sfilare, sono vestiti che gli danno le maison? Sì. O... No, i negozi. Ah, i negozi locali. E quell'arco bellissimo. A questo punto sono contenti di promuovere il loro prodotto. Vabbè, senz'altro. Sì. Penso che non li costringa nessuno. No, infatti. Ma speriamo. No, vabbè. E poi l'altro è l'allarme dell'Agicom sugli algoritmi, la sfida è garantire pluralismo. La relazione annuale del presidente e la sorella
la transizione è tumultuosa ma deve essere governata. No, io vorrei però, scusa, volevo finire il discorso sui bitcoin, poi ci abbiamo pensato. Io mi ricordo ancora quando facevamo la trasmissione Spazio Economia, e parliamo di 6-7 anni fa, che i bitcoin allora erano impetuosi, andavano, sono arrivati fino a, a 19.000 dollari, adesso sono 40.000. All'uno e invitavamo a stare molto attenti, cioè non investite tutto quello che avete lì sopra, perché avevamo un amico che aveva comprato 19.000 dollari bitcoin, era tutto pimpante, dopo un mese si è trovato 6.500 dollari il bitcoin, voleva suicidarsi, poi non si è più fatto sentire, probabilmente l'ha fatto. Manipolateli con calma. Adesso conosciamo tanta gente che sta anche facendo guru del bitcoin, consigliando acquisti. Occhio alla penna, ragazzi, cioè se per un utilizzo diciamo veloce, ecco, o se volete fare un investimento marginale del vostro portafoglio, se può essere un gioco, prendetelo così, ma non prendetelo da investimento, perché c'è chi ha guadagnato tanto ma la maggior parte ha perso tanto, quindi sempre occhio. Non c'è un sottostante nel bitcoin, continuiamo a dirlo, non è una moneta, esatto, non c'è una convertibilità in oro, diamanti, in dollari, ecco, quindi è una cosa assolutamente svincolata. Una notizia come questa che Amazon vuole investire su bitcoin la fa saltare ai massimi degli ultimi 6 settimane, attenzione, perché come è arrivata quella notizia, il giorno dopo c'è la notizia, come quella che è capitato col padrone della Tesla, che non lo vuole più e crolla del 50% in un'ora, quindi lasciate perdere, ragazzi. Certo. O manipolatelo con le pinze, ecco. E parlando di veramente di invece produzione industriale di qualità, di chimica verde, mi gli piace. Obiettivi raggiunti della nostra Università del Piemonte Orientale, che con il DISIT ha preso un finanziamento da parte dell'Unione Europea, con partner di qualità, tra cui sul nostro territorio la Solvay, partner anche extraeuropei, spagnoli, importanti, e hanno sviluppato dei processi, scusate ma anche la chimica non la maneggio tantissimo, le nozioni un po'. Io sono più sul diritto e sull'economia che su queste cose qua, però in realtà si parla effettivamente di un risultato raggiunto con importanti studi che sono ricerche che sono state fatte per nuovi procedimenti che aiutano le aziende a uscire da una chimica tradizionale verso una chimica verde. Esatto, quindi il nostro territorio, che è un territorio che ha comunque una presenza importante di industrie chimiche, questa è una bellissima notizia, la nostra università fa da traino per tutta una serie di studi e ricerche in partnership con le aziende per avere una chimica verde. Questo è importante. Due cose. Primo, ne avevo già accennato 6 mesi fa, un anno fa, e questa è la dimostrazione che si stanno muovendo da quel lato. Quindi orgoglio dello sviluppo verso la chimica più sostenibile. Due, la collaborazione tra l'Università del Piemonte Orientale e le aziende in tutti i settori, perché vi posso parlare della facoltà di economia, come questa di chimica, come tante altre dove loro sono impegnati nel turismo, lavorano fianco a fianco con le aziende, quindi è un vantaggio. E questa è un'università che lavora a fianco della città e comunque dello sviluppo del territorio, quindi la sensibilità che dobbiamo portare nei confronti della nostra università, che non produce diciamo solo la ricchezza dell'indotto, noi abbiamo degli studenti, dormiranno qua, mangeranno qua, qua, eccetera, ma abbiamo comunque dei giovani ricercatori, attraiamo degli elementi importanti che comunque riescono a fare effettivamente grosse progettualità e sosteniamo le aziende soprattutto con uno studio e ci sono la professoressa Gianotti e il direttore Marchese del DISIT che comunque hanno illustrato questa attività molto importante che significa ridurre i costi perché rispetto ai costi della chimica tradizionale, non avere prodotti diciamo di scarto che poi vanno a finire potrebbe inquinare. Il prossimo passo è aprire una facoltà al Cristo, perché il centro del mondo è quello, quindi loro prossimi studi. Allora io devo dire che di mondiale abbiamo già parlato, ma la nostra signora del nuoto, La Federica è al quinto anno. È la quinta volta che arriva in finale. In finale, sì. Mai successo a nessun
a nessuno, neanche a Pelp, di fare, sì, che ha vinto tantissimo. Beh, lui ne ha fatte 7 in un'unica edizione. Sì, no, 9, è arrivato 5 anni, 8, 8 medaglie d'oro, 8, 8 medaglie d'oro, sì, e poi altre di contorno. 7 era Spitz, sì, sì, ecco, devo dire che la Pellegrini ha rischiato di essere la mamma delle tre fanciulle che hanno vinto sullo skateboard, tutte tredicenni o giù di lì, sì, e la Pellegrini poteva essere veramente la mamma di qualche una di queste. Comunque anche lei brava, comunque ha conquistato, ricordiamoci che si è qualificata alle semifinali col 15° tempo, il penultimo tempo, ed è entrata in finale, quindi secondo me la prima gara l'ha presa un po' sotto gamba. Sì. È arrivata al pelo perché ha visto che le altre andavano. Sì. Quando poi ha deciso di vincere, magari vincerà. Oggi deve scendere in vasca Paltrinieri e Quadarella, che ricordiamo ha anche il primo tempo mondiale. Mi sembra. Ecco, allora non dimentichiamoci che oggi è anche la giornata di Ganna, uno dei nostri ciclisti più forti. Sì. Lo chiamano l'uomo jet perché riesce a superare i 55 km orari in bicicletta. Tu che te ne intendi? Ah, io vado piano però, io sono culata, mi piace stare tranquilla e non andare veloce. Lo dico perché... Sei come quelle che vanno in moto con Harley, insomma. No, io veramente, io lo faccio per godermi il paesaggio, la natura e... Vabbè, silenzio, vabbè, in carità, solo... Quindi? E quindi per me è giusto chi fa il ciclismo su pista, eccetera, e poi anche sono atleti. Atleti. Ma la tua velocità di punta qual è? Ah, non lo so, non l'ho mai misurata. Quella non che c'hai, mi permettono le mie. Non c'hai... No, non sono così patita, non sono così patita. Non c'hai niente, lo strumentino. Mi basta divertirmi, sul serio. Dove mi portano le mie gambe? Ma deve essere così, anche lo sport amatoriale. Sì, sì, amatoriale, deve amatoriale. Di benessere, ti deve dare benessere. Il Egonu mi è piaciuta ieri. Non so se avete visto il filmato della Egonu, la campionessa che gioca nella nostra nazionale, Paola, ha toccato un'avversaria saltando, può capitare, no? E per tre volte le ha chiesto scusa, sorry, quella le ha voltato le spalle. E lei poi le ha concluso con un ma vattela Ah sì, la nostra portabandiera. Sì, gliel'ha mandato. Sorry, quando non ha dato niente, lei poi mi ha fatto. Sì. E beh, quando ci vuole, no? Esatto. Allora, rispondo, per cortesia. Ieri allora. Sera abbiamo sentito Gianni Coscia, che vedo qua anche. Bene. Fotografato, è stato godibilissimo e quindi ci sarà ancora. Sei stata? Sì, sono stata ieri sera in cortile a Palazzo Puttica, veramente un bel momento. Ecco, ma bisogna prenotare, cioè come funziona? No, a Palazzo Puttica non si è prenotato, c'era l'accesso diretto, eccetera, però fin tanto che si poteva con i posti concessi, quindi... Sì, bisogna stare. E adesso sarà 14. Ah, quindi continua le celebrazioni, quello ha 80 anni? 90 anni, quindi... Sono rimasto indietro di qualche tempo. Bellissimo, un bellissimo spettacolo, bellissima musica, rilassantissimo. Beh, lui poi è stato, c'è stato un periodo che ha collaborato con Kramer, con i grandi compositori e maestri d'orchestra milanesi, altissimo, una vita comunque di altissimo livello. Piena di soddisfazioni. Adesso aveva smesso di fare concerti quando è mancata la moglie, però per fortuna ha ripreso perché effettivamente anche la fisarmonica è uno strumento che ha una magia tutta sua, ieri sera era accompagnato dalla Silvia Belfiore al pianoforte e dalla Grace Reise, che è la voce che ha cantato ed è una artista brasiliana, quindi molto diciamo brava. Molto brava, e quindi con questa... Chi è questa? Grace Reise è una cantante. Bravissima. Sì. Qui è uno spettacolo completo. Sì. Completo, bellissimo. Buongiorno anche a Flavio Lombardi. Buongiorno, benvenuto, un po' in ritardo, ma sei arrivato. Cercando di essere puntuale. Parlando di spettacoli completi, vorrei ricordare che giovedì sera alla Cascinotta c'è The Double. Devi venire, non puoi mancare alla Cascinotta. Sì. Perché non si può, non se ne può fare a meno. Se proprio voi foste impegnati, dite, mamma mia, giovedì proprio ho un impegno
irrimediabile, voi potete tenervi liberi per venerdì sera a Villa Guazzo Candiani in Olivola, che la nostra Silvia conosce, dove ci sarà sempre la cena con The Double. Sembra la nostra musica. Noi mettiamo una musica d'accompagnamento. Esatto, sì, sì. Esatto. Lo direi che si può andare sia giovedì che venerdì, tanto la musica cambia, i posti cambiano, il menù cambia, si fanno due nel Monferrato come si deve. Due robe meravigliose. Sì. Benissimo. Ricordiamo che in Alessandria, poi vi salutiamo, per il primo giorno senza malati in ospedale, l'avevamo dato un accenno prima, ma questo è un grande risultato. Ripetiamo che questo è un grande risultato, anche grazie al fattore che comunque la città ha risposto molto bene al discorso dei vaccini, forse perché è una città di anziani. Tolto quelli anche che la comodità del centro vaccinale, ma te lo dico, la comodità, sicuramente l'accoglienza, la gentilezza, tutti ne hanno parlato, è inutile dire che la gestione è in mano agli alpini, mi dispiace, la protezione civile degli alpini. E poi ci sono quelli del Cristo che vengono a fare servizio. Sì, vengono a ma portano anche allegria. Sì. Ci sono le ragazze pompon. Fa le sfilate. Sì, anche provare, magari c'è un'impennata ancora in più di Covid. con le sfilate pompon. Con le ragazze pompon. Le cheerleaders. Ma magari catturiamo i cinquantenni. Dei lumaconi. Si convincono. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo. Ringraziamo Silvia Strano di essere stata con noi. Grazie a voi. Domani mattina saremo nuovamente qui alle 7.30 con notizie, speriamo, sempre positive, come quest'ultima che abbiamo dato in chiusura, che è molto importante. Ricordando che il turista non vuole pensare. Il ricco, e se vi volete... E se volete sentire della buona musica potete scegliere o giovedì o venerdì. Sempre con noi. Ciao. Arrivederci, buona giornata.